Le durissime parole di Gino Cecchettin verso Filippo Turetta e i suoi genitori. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Martedì 5 dicembre si è svolta la commovente cerimonia funebre in memoria di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne tragicamente scomparsa. La Basilica di Santa Giustina di Padova ha ospitato il primo commiato, seguito da una toccante cerimonia più intima a Saonara, dove Giulia riposa accanto alla sua amata madre. L'assassino, Filippo Turetta, attualmente detenuto nel carcere di Montorio, non ha partecipato alle funzioni funebri trasmesse su Rai 1 e Canale 5. Il padre della vittima, Gino Cecchettin, ha dichiarato che perdonare Turetta è un'ardua prova. Perdonare non è facile, neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Ho chiesto a Dio di darmi la forza di farlo. Non è solo una questione di rabbia o ira, il perdono è un atto di elevata nobiltà d'animo. Spero che Turetta si renda conto delle sue azioni e paghi per ciò che ha fatto. Farò di tutto affinché giustizia sia fatta. Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai genitori di Filippo Turetta. Comprendo la difficoltà che stanno affrontando. Per loro sarà un percorso ancor più doloroso. Hanno il mio pieno sostegno e comprensione. Il destino di Giulia Cecchettin continua a suscitare domande e riflessioni. Cosa spinge un individuo a compiere un gesto così atroce? Le risposte possono emergere solo nel corso del processo, ma intanto, la storia di Giulia e il suo tragico addio rimangono avvolte in un mistero che lascia il pubblico con molte domande senza risposta. Cosa ne pensate voi? Lasciateci i vostri commenti e condividete le vostre riflessioni su questa drammatica vicenda.